Ok, un'altra conclusione che trae questo studio prende in comparazione gli investimenti, dunque, per quanto riguarda comparando con la realtà, cioè da noi si investe quanto si investiva prima, la dico in parole semplici, quando era pubblica da noi, nonostante il fatto che abbiamo fatto un finanziamento di 70 milioni di euro, che è il project financing. Allora, questo ora è il piano di è il PEF, cioè il piano degli investimenti messi dentro il PEF, il piano economico finanziario, nel momento di parliamo quello al momento della gara. Noi abbiamo visto prima la curva, le curve delle tariffe, queste sono le curve degli investimenti. Allora, quando è stato richiesto l'affidamento del socio privato, la gara ad Arezzo è stata fatta proprio per applicare la legge Galli al meglio per meglio, cioè abbiamo chiesto al privato di portare i soldi. E questi erano i soldi che dovevano portare nel corso della gestione, questi i valori, quindi spendere in media 20.000 euro all'anno per i primi 7-8 anni e poi dopo c'erano da fare dei grossi investimenti nella fase iniziale. Questa curva qui è gli investimenti, non gli investimenti, le spese ordinarie e straordinarie effettuate a bilancio da Nuove Acque Spa, la somma dei soldi, quindi messi, realmente messi nei bilanci da Nuove Acque, dalla società di gestione, sia per quanto riguarda le riparazioni che tutti gli investimenti, tutti i soldi spesi. Quindi da qui si vede la realtà e questo era il piano di investimenti richiesto al socio privato. Ma la Suez ha vinto, la Suez appunto è la socio maggioritaria, praticamente lei, e quindi ha vinto portando il suo piano di investimenti, la linea verde, il suo piano di investimenti è stato accettato e come si può vedere il piano di investimenti è subito stato ridotto drasticamente, cioè sensibilmente, da 214 mila milioni di euro a 188. Ok, andiamo avanti. Però non investiva, questo era il piano di investimenti, questa è la somma delle riparazioni più gli investimenti, questa curva blu celeste sotto, e quindi non investiva. Che è successo? È successo che c'è stato un contrasto forte tra l'ATO e il presidente dell'ATO soprattutto e la società e i francesi in Italia, perché i francesi hanno cominciato a creare dei contenziosi, se non c'erano li trovavano, il privato, scusate. Allora, hanno cominciato a trovare, hanno cominciato a dire qui il piano di investimenti non è stato fatto bene, non va bene, o ci alzate le tariffe o ci riducete gli investimenti. Ok? E quindi il presidente del lato ha detto no, tu i soldi me li devi dare, io vi sto facendo in questi grafici la storia della nostra gestione, ha detto tu li devi investire, dico. Perché non li hai messi e quindi gli aveva fatto i primi 2-3 anni, poi dopo il piano l'ha rivisto triennalmente e aveva detto di riportare i soldi come dovevano essere portati al momento della gara a curva rossa. Ok? È successo che abbiamo perso la guerra noi nel 2003, infatti come vedete le revisioni si sono state in questo momento di concitazione, di molta tensione tra il pubblico e il privato, dove l'ATO ha fatto prima delle multe alla società di gestione, poi dopo la messa in mora e si è concluso con dunque la riduzione drastica degli investimenti, il piano bianco del 2003 che è passato dopo che il presidente dell'ATO ha dato le dimissioni, ha dovuto dare le dimissioni, poi dopo se mi date tempo si vede quello che è successo. Poi il piano di investimenti, questo è il 2006, questo è il 2009, è sempre quello, cioè noi la guerra l'abbiamo persa nel 2003, perché è sempre quello, addirittura è stato posticipato dei soldi da investire nel 2012 al successivo 2015, quindi posticipati nel tempo. Comunque, questo ecco, è in contrapposizione a quello che abbiamo visto prima, queste sono le tariffe, cioè le tariffe ad ogni piano di investimenti aumentano, quindi mentre ad ogni piano di ambito, scusate, mentre gli investimenti diminuiscono regolarmente. Quindi, contiene rinegoziazioni che partono da investimenti non effettuati e paventati problemi di stabilità socio-economica, diceva prima quello che mi ha preceduto appunto, perché è una forza di leva che la società sia indebitata, abbia dei problemi socio-economici, perché questo gli dice, porta la società di gestione a dire all'ATO o mi alzi le tariffe o mi abbassi gli investimenti, perché così non ce la faccio.
Poi tra l'altro consideriamo sempre che il 60% degli investimenti effettuati sono stati effettuati a Cadarezza, siamo in media qui con la linea nazionale, perché un discorso sono gli investimenti previsti, quelli su cui abbiamo ragionato fino ad ora, un altro gli investimenti effettivamente prodotti. Quindi appunto questo l'ho già detto, tra l'altro vi ricordo che noi abbiamo fatto un project financing da parte della società misto pubblica privata, non della società privata che doveva portare i soldi, e qui ci sono dei problemi. Ok, è tutto condito dalla società, quindi, che è fortemente indebitata nei confronti delle banche, che sono soci private stesse, quindi come il Monte dei Paschi di Siena. Noi abbiamo un debito di 58 milioni di euro, proprio dovuto al project financing. Quindi questo è il modello da esportare in tutta Italia. Ok. Questo l'ha detto, un discorso importante è questo, che noi abbiamo fatto al 7% quindi il tasso di interesse del project financing, quando allora noi abbiamo fatto i calcoli, si poteva benissimo fare presso la Cassa Depositi e Prestiti a un tasso del 3,9%. Sì, finisco. Vado solamente all'ultima parte, questo è il piano di indebitamento della società, il nostro amministratore delegato ha detto attingiamo e rimborseremo il giorno in cui saremo in grado di farlo, la nostra paura è che questa curva venga sdraiata come è successo con le tariffe e gli investimenti chiaramente, quindi al momento di rilascio della concessione. L'ultima parte, cioè che io voglio fare un discorso generale. Tra l'altro noi, essendo stata la prima privatizzazione, il modello è anche scritto nero su bianco qual è l'oggetto dell'amministratore delegato d'Intesa Retina, appunto. Nello statuto della parte privata c'è segnato nero su bianco che l'amministratore delegato di Nove Acque nominato ha il compito di favorire i soci privati nell'affidamento dei servizi alla società Nove Acque. Facciamo un esempio veloce, è stata fatta una gara di appalto ad un depuratore, per una serie di depuratori grande quindi per la nostra zona di 6,2 milioni di euro, hanno partecipato due società, una è stata esclusa dall'amministratore delegato, ha vinto la De Cremona S.p.A. che è la Suez, quindi lo sapete tutti, e tra l'altro ci prendono anche in giro perché di solito nel pubblico si abbassa del 15, cioè del 20-15%, ha vinto e ha fatto una proposta di ribasso dell'1%. Sì, quindi le conclusioni sono che la Suez ha pieno controllo con solo il 28,06% di quote di Nuove Acque e corrisponde a meno di 10 milioni di capitale sottoscritto, quindi con un capitale sociale irrisorio rispetto alla durata dell'affidamento e dell'entità di massa di denaro da gestire. L'interesse del privato è, poi concludo, è abbassare i rischi di impresa, non solo guadagnare chiaramente, ma abbassare i rischi di impresa. Come li abbasso? Spostando gli investimenti e chiaramente alzando le tariffe. Tra l'altro noi riconosciamo al socio privato 1,2 milioni di euro all'anno come prestazioni accessorie, come know-how, come consulenze tecniche, quindi questo è un po' tutto. Io l'ultima cosa, noi abbiamo fatto anche un parallelo, cioè perché non è che Arezzo è un caso particolare, questo è il modus operandi delle società private nella gestione dell'acqua. C'è un parallelo che abbiamo fatto con Buenos Aires, ora vado veloce, salto tutto. Guardiamo qui, questa è una relazione appunto di un centro indiano universitario dove si vede le motivazioni per cui fallimento delle privatizzazioni sono sempre abbassamento della qualità, sempre uguali, finanziali problemi, no investments, e sono sempre le stesse motivazioni. Dunque l'ultimo pezzo vi leggo perché è tutto uguale. Buenos Aires è stata la prima privatizzazione nel Sud America e c'è la Suez, lì cambia che è totalmente privata la società, la nostra misto pubblica privata, però è tutto uguale e era sponsorizzata dal Banco Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, Banco Internazionale di Sviluppo, sarebbe la BEI di lì, e quindi ci sono delle differenze, come lì si sono conosciuti
dei casi di corruzione, ad adesso non si conoscono dei casi di corruzione, ma volevo arrivare a dunque per quanto riguarda gli investimenti, eccolo qua, questa è la traduzione del libro di Ingegneria senza frontiere dell'Università di Barcellona, con l'acqua al collo, e concludo. Inoltre Abbas Argentinas, che sarebbe sempre la Suez, incorporò un credito dal banco, questa è la BEI, sarebbe il banco del Sud America, concesso nell'88 per 98 milioni di euro, con 94, quindi qui fa tutta la lista degli investimenti presi dalla Suez, conclude, come dire, puri finanziamenti pubblici alla portata di qualsiasi gestione interamente pubblica. Quindi il modello è multinazionale. Finito. Modo e necessità ad Arezzo di raccogliere dati e renderli organici per esporre il funzionamento della privatizzazione del servizio idrico nella loro zona, come abbiamo visto anche in altre. E...